Abruscato Lorenza, presente. Amoroso Anna, presente. Campagna Angela, presente. Cecchetti Paolo, presente. Corso Antonino, assente. D'Amico Pietro, presente. Fiorani Nives, presente. Gatto Antonio. Scusate, avete notizia del consigliere Gatto? Ha lasciato l'aula? Gatto Antonio, presente. Merlino Claudio, presente. Bicicletta Carmelo, presente. Minasola Legro, assente. Raimondi Gianluca, presente. Salemi Antonio Luca, presente. Sinatra Manuela, presente. Sunzeri Domenico, presente. Taravella Vincenzo, assente. Virzino Emi, assente. Ovviamente chiamo anche il consigliere Preti, che ufficialmente ha diritto, ma non lo vedo tra i... Allora, credo che il consigliere Preti abbia deciso di lasciare l'aula, per cui registriamo la sua assenza. 13 è il numero dei presenti, la seduta è invalida, chiede la parola il consigliere Sinatra. Grazie Presidente, semplicemente chiedo un attimo la parola e poi la passo subito all'ingegnere Filippone, perché mi ha appena fatto pervenire i risultati delle analisi di correlate agli scarichi dell'eventuale pennello a mare, quindi sulla situazione dell'inquinamento che ho denunciato. Quindi, data l'urgenza, preferirei che lei esponesse quelli che sono i risultati delle analisi. Grazie. Sì, do la parola al dirigente, l'ingegnere Filippone, perché credo che sia un argomento di grande interesse. D'accordo, sono andata a prenderle perché le aspettavamo dormendo all'altro e sono arrivate effettivamente. Allora, io dico cosa noi abbiamo fatto e quello che invece è successo. È successo che Goletta Verde ha fatto un rilievo, di cui abbiamo il punto, siamo proprio a ridosso della riva, nella spiaggia proprio quella sotto la pizzeria, diciamo, teniamoci là, credo che anche Coletta Verde ha fatto un prelievo in quel punto, in cui i parametri risultavano superati, i parametri da rispettare di enterococchi e spiriacoli, parliamo di quelli diciamo particolarmente importanti, sono 200 e 500 i limiti che dobbiamo rispettare, quello di Coletta Verde dava un numero, adesso qui non c'è l'analisi, che superava questi elementi. Dopodiché noi abbiamo un'osservazione che probabilmente facciamo male a non portare all'attenzione della cittadinanza, perché che cosa succede? C'è un sito del Ministero che fa i controlli sulla pattuglia, c'è un sito del Ministero che si accede, che mensilmente fanno le analisi e dove c'è il responso di queste analisi. Sia di giugno che di luglio le analisi erano positive, quindi noi questo c'è un elemento diciamo, che teniamo presente. Con il depuratore facciamo le analisi in uscita del rego e le abbiamo avute tutte positive senza nessun problema, quindi diciamo non avevamo una situazione di allarme, tranne è uscita fuori questa analisi di Coletta Verde. A seguito di questa situazione, come servizio idrico e quindi come controllo dell'impianto di depurazione, abbiamo fatto fare dei prelievi entro la fascia dei 200 metri, che è quella che si controlla ai fini della balneabilità, e qui è l'analisi di 4 prelievi, di cui due fatti proprio sotto riva come ha fatto con le traverte, uno proprio sotto la spiaggetta che vi dicevo dove c'è la pizzeria, e questo anche a noi supera, un altro fatto spostato verso Palermo senza sempre sulla costa, in cui è positivo, i numeri sono qua, i parametri sono 20, 280 contro 200 e 500. Due fatti invece a 100 metri di distanza, quindi non più sotto riva, e entrambi queste analisi rientrano in tre parametri, abbiamo livelli molto, molto bassi. Aspettiamo, vediamo come siamo. Infatti 4, cioè 8 contro 200 e 200 contro 500. L'altro fatto sempre a 100 metri, abbiamo 6 enterococchi contro 200 mm e 50 escheriacoli contro i 500 che sono i limiti. Quindi, ripeto, queste analisi ci confortano che problemi non ce n'è da perdere. Cosa può essere successo? Io non lo so.
Per la nostra analisi può essere successa che ci sono i bagnanti a mare, immagino, se qualcuno di loro fa la pipì e io prendo l'acqua in quel momento è evidente che i numeri saltano, dico la cosa più semplice che mi viene da immaginare, si è fatta una campagna in certi momenti quando non c'è nessuno a mare eccetera, il risultato diventa più attendibile, perché basta che uno è a mare, un bambino, un adulto, e fa la pipì e le fa il prelievo, in quel momento è evidente che questi parametri saltano. È inquinata solo la fascia sottoposta? Non è inquinato niente, però c'è un... è solo un valore superiore ed è quello proprio a ridosso della costa. Ok, quindi possiamo tranquillizzare. Allora, il dirigente sta dicendo che non ci sono i termini per mettere in discussione la balneabilità di queste acque, soltanto un valore è stato un minimo di preoccupazione, ma è quel valore che può essere giustificato dall'utilizzo proprio a ridosso della costa da parte dei bagnanti delle acque, quindi nessuna preoccupazione, credo che il dirigente non si delineerà nella direzione di un piano di balneazione assolutamente, è stato rassicurante il suo intervento. Ovviamente il ingegnere ci terrà informati, il prossimo prelievo è previsto? No, questo c'è il Ministero, perché noi non c'entriamo il noi l'abbiamo fatto come servizio idrico per controllo nostro, perché il prelievo li fa gli ASP, il Ministero, cioè non c'è una necessità, cioè non è il Comune che deve controllare le acque del mare. L'abbiamo fatto nello specifico proprio per capire, visto che c'era stato allargato questo allarme, con analisi nostra, dice, ma se andate sul sito del Ministero, le acque di Termini Imerese sono pulite, cioè i parametri sono entro quelli della balneabilità. La ringrazio dirigente, vi invito ad andare anche sul sito del Ministero per acquisire i dati che vengono raccolti periodicamente dal Ministero. Il dato insomma sembra in questa fase rassicurante. Vi chiedo la parola il consigliere Salami. Grazie Presidente, a seguito di un confronto con gli altri colleghi consiglieri chiedo di anticipare il punto 9, il 12 e il 13, vale a dire punto 9 recesso nello sviluppo 2010 SRL, il 12 e il 13 che sono riconoscimenti di due debiti fuori bilancio, ma non il punto 11 che è un altro riconoscimento dei debiti fuori bilancio perché manca parere. I pareri diciamo, dei revisori non sono arrivati, quindi il punto della mia richiesta è all'anticipo del 9, del 12 e del 13, grazie. Allora, accolgo la richiesta del consigliere Salemi di anticipare i punti all'ordine del giorno, il punto 9, il punto 12, ma li facciamo uno per volta ovviamente. Il punto 9. E metto ai voti ovviamente l'anticipazione del punto 9. Consiglieri favorevoli? Tutti e tre insieme li votiamo. Possiamo votarli tutti insieme se volete, se lo preferite. Allora votiamo l'anticipazione dei punti 9, 12 e 13 contemporaneamente. Consiglieri favorevoli? Tutti i consiglieri presenti, 13 consiglieri presenti, consiglieri astenuti nessuno, consiglieri contrari nessuno, il consiglio approva. Quindi do lettura del punto 9 all'ordine del giorno, recesso del Mera Sviluppo 2010 SRL. Questa delibera era stata rinviata in occasione dell'ultimo consiglio. È una delibera proposta dal Movimento 5 Stelle e a parere di regolarità tecnica favorevole espressa dal dirigente del settore, dottor Scimeca, parere di regolarità contabile e copertura finanziaria favorevole sempre espresso dal dirigente del settore, dottor Scimeca, e la seconda commissione si è così espressa. Il presidente Vicichè ha espresso parere favorevole e i consiglieri Urbano, ormai dimesso, e Raimondi si riservano di esprimere parere in consiglio. Io invito il dottore Scimeca ad illustrare la delibera. Forse l'aveva già presentato. Lo conosciamo.
Se ritenete di non avere ulteriori dati da acquisire, dottor Scimeco ovviamente è a disposizione del Consiglio. Se non avete, dico, da acquisire ulteriori elementi, dichiaro aperta la discussione e poi andiamo al voto. Nessun elemento di discussione, quindi andiamo al voto. Votiamo la delibera di recesso da Imera Sviluppo 2010. Consiglieri favorevoli? Tutti presenti? Consiglieri astenuti? Nessuno. Consiglieri contrari? Nessuno. Il Consiglio approva. Possiamo dare lettura al punto numero 12 all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio pari a euro 8.108,53 ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del TUEL, derivante dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese numero 144/2016 del 10-2-2016, resa nella controversia Pisciotta Roberto e Galati Sebastiana, comune di Termini Imerese. La delibera è corredata di parere favorevole espresso dal dirigente Calandriello, parere contrario e favorevole espresso dal dirigente del settore finanziario, dottor Scimeca. E la seconda commissione si riserva di esprimere parere in consiglio. Il parere espresso dall'organo di revisione è favorevole. Non ci sono interventi sulla delibera, quindi mettiamo ai voti la delibera. Consiglieri favorevoli? Sono assenti gli altri punti. Come? Sono assenti Merlino e Cucichè. Si sono allontanati al momento della votazione della delibera il consigliere Merlino e il consigliere Cucichè. Mi sembra di aver capito giusto. Si sono allontanati al momento della votazione della delibera. Quindi, consiglieri presenti 10, consiglieri favorevoli 11 presenti, no, scusa, io aspetto l'alzata di mano, quindi consiglieri favorevoli, scusate, chiedo agli ascoltatori di seguire le operazioni di voto. Consiglieri favorevoli 8, consiglieri astenuti il consigliere Gatto, il consigliere Salemi, il consigliere Sinatra e consiglieri contrari, nessuno. Il Consiglio approva. Invitiamo, non so se per opportunità restano fuori dalla votazione, io vorrei che qualcuno chiedesse ai consiglieri Merlino e Gatto se ritengono di subentrare alla votazione della delibera seguente. Giusto, è giusto. Allora, riconoscimento debito fuori bilancio. Consiglieri Merlino e Cucichè hanno deciso di rientrare. Punto 13 all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio pari ad euro 6.729,31 ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del TUEL derivante dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese numero 56/2016 del 21/2016 resa nella controversia Dattilo Anna Maria, comune di Termini Imerese. Il parere tecnico offerto dal dottor Calandriello è favorevole, il parere contabile del dottor Scimeca è favorevole, il parere dei revisori dei conti è favorevole e la seconda commissione si riserva di esprimere parere in consiglio. Io chiedo se ci sono ovviamente elementi di discussione, se no mettiamo ai voti la delibera. Consiglieri favorevoli alla delibera? Otto consiglieri favorevoli, consiglieri non favorevoli alla delibera? Consiglieri astenuti?
il consigliere Sinatra, il consigliere Salani, il consigliere Miccichè, il consigliere Gatto, il consigliere Merlino, il consiglio approva. Devo fare solo un passaggio necessario per un disguido tecnico. La terza delibera relativa ai debiti fuori bilancio previsti, esattamente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio al punto 11 dell'ordine del giorno, solo per un disguido tecnico, non ha avuto il parere dell'organo di revisione, per cui non ha i requisiti per essere discusso in questa sede. Chiede la parola il consigliere Amoroso. Presidente, vi chiedo il rinvio per tutti gli altri punti, in quanto sono punti che vanno trattati, per esempio quello del PRG, delle direttive generali del PRG, che mi interessa come commissione. Stiamo trattando, però capisce bene che il PRG andava a firma del sindaco, quindi domani andrà a firma del commissario. Ecco, quindi che vorremmo continuare ad approfondire la questione con anche più discussioni, e anche tutti gli altri punti, ascoltate anche le altre commissioni, fanno anche approfondire gli altri punti, quindi chiedo a tutto il Consiglio di poter rinviare tutti al prossimo Consiglio. Una breve comunicazione: mi ha chiamato la segreteria della Presidenza per confermare che sono state appena presentate le dimissioni del consigliere Prendi, appena acquisito in Presidenza. Questo è un passaggio che è stato fatto dalla segretaria in questo momento. Quindi accolgo la richiesta del consigliere Amoroso di un rinvio dei punti restanti all'ordine del giorno e metto ai voti la richiesta del consigliere Amoroso. Consiglieri favorevoli? Consiglieri favorevoli al rinvio? Tutti presenti, consiglieri astenuti nessuno, consiglieri contrari nessuno, il consiglio approva, saluto i presenti e alla prossima data.